Ciao, io sono Chiara e benvenuti sul mio canale. Oggi realizzeremo questo pratico astuccio. Io l'ho pensato per mettere i miei uncinetti, quelli un po' più grossi, che ho sempre un po' così in giro per casa, e quindi li radunerò tutti qui. E sono curiosa poi di sapere invece l'utilizzo che ne vorrete fare voi. Per questo progetto userò un gomitolo di XL, trovate tutte le informazioni sotto al video nell'info box. Vi servirà un uncinetto numero 8, un bottone decorativo e diciamo, nastrino decorativo. Partiamo subito avviando 16 catenelle. Fatte le mie 16 catenelle, sulla seconda catenella, a partire dall'uncinetto, lavoro una maglia bassa e continuo a lavorare tutte le maglie basse su ciascuna catenella. State vedendo che io sto prendendo solo la solina esterna, quindi questo per facilitare poi la cucitura dopo. Quindi mi raccomando, asolina esterna della catenella e maglia bassa su ciascuna catenella. Ovviamente avremo un totale di 15 maglie basse. Ecco qua, abbiamo 15 maglie basse, adesso facciamo il nostro primo giro di bubble. La prima cosa che facciamo è una catenella, girare il lavoro e lavorare una maglia bassa. A questo punto sulla maglia successiva vado a fare il mio primo bubble o nocciolina. Quindi filo sull'uncinetto, entro nel punto, vado a fare praticamente delle maglie alte incomplete, il che significa lavorare solo le prime due asoline, vedete? Quindi filo sull'uncinetto, chiudo le prime due e lascio due sull'uncinetto. Entro, ripeto l'operazione, quindi maglia alta incompleta, diciamo così, chiudendo solo le prime due asoline. Devo fare questa operazione per 5 volte, quindi entro nello stesso punto chiaramente e lavoro queste maglie alte incomplete per 5 volte, fino ad avere cioè 6 asoline sull'uncinetto. Vi ricordo che esiste la lezione nella scuola di uncinetto e le differenze del punto bubble o nocciolina, puff e popcorn. Vi lascio il link sotto al video nell'info box. Ecco, ho qui 6 asoline che vado a chiudere tutte insieme. Filo sull'uncinetto, ovviamente chiudo tutto insieme. Spingete in fuori la vostra mega nocciolina e adesso vado a lavorare i 3 punti successivi con 3 maglie basse. Quindi la sequenza che adesso dovremo seguire è punto bubble e 3 maglie basse nei 3 punti successivi. In questo primo punto tirate per bene. Lavoro anche il secondo, lavoro anche il terzo e quindi adesso sulla maglia successiva, quindi nella quarta, vado a lavorare un'altra volta il mio punto bubble, sempre con entrando 5 volte, facendo queste 5 maglie alte incomplete fino ad avere quindi 6 asoline sull'uncinetto. Ecco qua, ho 6 asoline, filo sull'uncinetto, le chiudo tutte insieme, spingo in fuori e vado a lavorare poi le 3 maglie successive con 3 maglie basse. Ovviamente ripeto la stessa sequenza, quindi vado a fare un'altra nocciolina sul quarto punto, sempre entrando per 5 volte. Vedete, sto chiudendo solo le prime due asoline delle mie maglie alte. Ripeto questa operazione fino ad avere 6 asoline che chiudo tutte insieme. E a questo punto lavoro le 3 maglie basse, le 3 maglie successive con 3 maglie basse.
E naturalmente vado a lavorare la mia ultima nocciolina, sempre appunto entrando 5 volte e chiudendo le prime due asoline. E concludo questo giro lavorando un'ultima maglia bassa nell'ultimo punto. E questo è il risultato del nostro primo giro di noccioline. Ecco qua. Adesso semplicissimo perché vado a fare il giro di ritorno con delle semplici maglie basse, quindi una catenella e lavoro su ciascun punto una maglia bassa normale, prendendo tutte e due le asoline. A questo punto un altro giro di bubble, una catenella e questa volta lavoro i primi 3 punti con 3 maglie basse, perché naturalmente i bubble li devo fare non in linea. Quindi sul quarto punto vado a fare il mio bubble, ovviamente nella stessa maniera in cui ho fatto quelli precedenti, quindi sempre entrando per 5 volte, facendo queste 5 maglie alte, diciamo, incomplete. E fino ad avere 6 asoline sull'uncinetto che andrò a chiudere tutte insieme. Questo giro di bubble è ancora più semplice perché la sequenza è sempre quella: 3 maglie basse dopo il bubble, quindi su 3 punti successivi, e sul quarto un altro bubble, e così via per tutta questa riga, quindi nella stessa identica maniera. Mi raccomando, dopo il bubble lavoro le 3 maglie successive con 3 maglie basse che sto prendendo normalmente, quindi tutte e due le asoline. E poi di nuovo un altro bubble. Se avete lavorato bene, vi dovrebbero rimanere proprio gli ultimi 3 punti da lavorare, le ultime 3 maglie basse da fare, per concludere anche questo giro di bubble. E adesso siamo pronti a fare il giro di ritorno, esattamente come prima, quindi una catenella, giro il lavoro e su ciascun punto vado a lavorare una maglia bassa. Facciamo l'ultimo giro di bubble esattamente come il primo giro, quindi una catenella, una maglia bassa subito nel primissimo punto e subito un altro bubble. Quindi deve essere in linea chiaramente con il primissimo giro. Dopodiché lavoro i 3 punti successivi con 3 maglie basse e sulla quarta poi andrò a fare l'altro mio bubble, quindi continuiamo la sequenza di 3 maglie basse e un bubble.
Se avete lavorato bene, dovete rimanere con 2 punti sul penultimo lavoro, il mio ultimo bubble, e sull'ultimo poi chiuderemo con una maglia bassa. Ed ecco qua il risultato finora. Adesso andiamo a lavorare un piccolo bordino, quindi andiamo a lavorare in sostanza 3 giri di maglie basse, quindi una catenella, giro il lavoro e vado a lavorare maglia bassa su maglia bassa e lo andrò a fare appunto per un totale, io almeno nel mio caso, voi potete anche aggiungere o diminuire, ma nel mio caso io farò 3 giri totali di maglie basse. Ed ecco qua il risultato dopo 3 giri, vi faccio vedere. Io ho già tagliato il filo perché adesso dobbiamo fare la parte dietro e questo è il risultato in questo momento. Per adesso vado appunto a tagliare il filo e a chiudere con un nodino di sicurezza il mio filo e adesso vado a fare appunto la parte dietro che sarà di fatto un semplicissimo giro di maglie basse. Quindi riprendo il mio filato, vado ad avviare sempre le mie 16 catenelle, quindi esattamente come ho fatto all'inizio. Sulla seconda catenella a partire dall'uncinetto comincio a lavorare le mie maglie basse. Ovviamente avrò sempre il totale di 15 maglie basse. A questo punto andiamo a lavorare le nostre 15 maglie basse, quindi avanti e indietro per un totale di 9 giri, che sono esattamente i giri della prima parte. Quindi qua continuate da sole per 9 giri. Ed ecco terminati i 9 giri. Naturalmente taglio il filo, lasciate una codina un po' più lunga, servirà poi per cucire i nostri 2 pannelli. Prima di cucire io vado a sistemare le codine, quindi unitevi di ago tirafettuccia, vi lascio il link sotto al video nell'info box e andiamo a sistemare tutte queste codine. A questo punto sono pronta a prima di tutto cucire la nostra zip, la nostra cerniera. Ovviamente ne dovete prendere una che sia larga quanto insomma il nostro astuccio. E vi consiglio, io farò praticamente così: vado a cucire questa prima parte e poi anche l'altro pannello. Quindi cucio qui e poi ci attaccherò, quindi lasciando aperto l'astuccio, lo andrò a cucire poi dopo. Quello che vi consiglio di fare è di mettere o degli spilli o delle clip, quindi vedete voi come vi trovate meglio per tenere abbastanza ferma la nostra cerniera. E quindi io andrò a fare una cucitura semplicissima con ago e filo, anche filo bianco non vi preoccupate perché poi non si vedrà veramente nulla lungo tutto questo primo pannello. Poi una volta cucito andrò a cucire anche il secondo pannello, quindi lasciando praticamente l'astuccio aperto, vedete? Vado a fare tutta una cucitura.
Una volta cucita la zip, fate anche una piccola cucitura nella parte interna sul bordino per lasciarlo ben teso. Una volta cucita la prima parte, naturalmente andiamo a fare la stessa identica maniera con la seconda. Qua ci vorrà un po' di pazienza, naturalmente, piano piano fate la stessa identica cosa. Ed ecco il risultato, vedete? A questo punto piego ovviamente dritto contro dritto e andrò a cucire, usando le codine che ho lasciato, tutto intorno. Userò l'ago, quello più grande del set. Vi ricordo che questi aghi della fettuccia li vendono in set da 3 normalmente. Mettete una clip, ovviamente, e andiamo a fare una semplicissima cucitura. E questo sarà il risultato. Adesso andiamo a decorare il nostro astuccio. Allora, prendete il nastrino, dovete tagliare due pezzi praticamente, uno da 20 cm e l'altro più piccolo da 15 cm. Adesso con l'aiuto della colla a caldo vado a creare, diciamo, una sorta di fiocchetti. Quindi con il primo fiocchetto con il nastrino da 20 cm farò la stessa identica cosa con quello da 15. Dopodiché li sovrappongo e li vado a incollare insieme. Incollo poi i due nastrini sulla mia borsa, potete anche cucire, ma insomma è più pratico incollarli. E infine incollo anche il bottone decorativo o una perlina o quello che insomma volete. E questo è il risultato finale. Come vi dicevo, io lo userò per mettere i miei uncinetti, quelli più grossettini, che ho sempre un po' sparsi qua e là, ma sono curiosa di sapere come lo userete voi, quindi fatemelo sapere nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se realizzate il vostro astuccio L, ovviamente pubblicate la foto sul gruppo Facebook Le Amiche di Chiara. Io come al solito vi lascio il link card, sempre tanto love e vi aspetto al prossimo video. Ciao!